Siamo una coppia da 12 anni, a giugno ci sposiamo e a dicembre 2020 abbiamo comprato la nostra prima casa. In questo canale vi raccontiamo tutto il nostro percorso e progetto di ristrutturazione. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. E Cesare dalla nonna. Quando abbiamo aperto questo canale ci siamo posti l'obiettivo di pubblicare un video ogni 2 settimane per raccontarvi la nostra esperienza di ristrutturazione. Siamo sommersi però da troppe cose da fare in questi ultimi giorni prima del trasloco e non riusciamo a creare dei contenuti interessanti ma soprattutto a montare i video. Quindi abbiamo pensato di pubblicare un video al giorno come vlog per raccontarvi la nostra esperienza e rendervi partecipi di tutta la fatica, il sudore e le emozioni che stanno dietro una ristrutturazione completa come la nostra. Il conto alla rovescia è già iniziato, se vi siete persi gli altri video vi li lasciamo qua sopra nelle schede. Oggi è il 28 marzo, il 30 aprile dobbiamo entrare in casa, quindi mancano 33 giorni. Allora, questa mattina ci siamo svegliati all'alba per andare a incontrare il piastrellista. Io mi sveglio tutti i giorni a quell'ora. Sì, lui si sveglia prima di me perché dovete sapere che il nostro Cesarino non può stare in un bilocale tutto il giorno dal momento che noi siamo fuori una decina di ore al giorno, ma viene portato dalla nonna, quindi da mia suocera, cioè da sua mamma, che ce lo tiene per tutto il giorno. E ce lo tiene perché là ha un giardino. Ha un bel giardino. Lui può stare in giardino e quindi sta bene. Quindi finché non avremo la casa nuova per forza dovremo fare questa trafila. Quindi io tutte le mattine porto Cesare a scuola praticamente e poi vado al lavoro. Sì, esatto, questo è il giro. Stamattina mi sono svegliata anch'io insieme a Marco e siamo andati insieme alla casa nuova per incontrarci con il piastrellista per definire gli ultimi dettagli perché da domani inizierà a posare le mattonelle. Gli abbiamo spiegato quali sono le mattonelle da mettere, quali sono le fughe che vogliamo fare, quanto è l'altezza per i vari rivestimenti dei bagni. Mm-hmm. E i vari profili, basta. Sì, esatto. Quindi le fughe le facciamo in tinta, siete d'accordo? Perché loro propongono sempre le fughe tipo antracite, no, scure, perché dicono che sennò si sporcano, bla bla bla. Ma a noi piace in tinta e io ho visto tante foto su internet e tante persone che dopo si mettono lì a grattare le fughe, a passarle con l'aceto per cambiare il colore. Sì, ho visto perché tante. Perché il problema principale è che se fai la fuga chiara, dopo nelle stanze dove è tanto vissuto la fuga diventa scura e sembra che sia un pavimento diverso di stanza in stanza. Non mi interessa, io le voglio chiare, ok? Ecco, poi cosa abbiamo fatto? Poi siamo andati al lavoro. Siamo andati al lavoro e circa verso mezza giornata è arrivata l'asseverazione dal nostro tecnico. Buona notizia! Per l'ultimo saldo del 50%. Esatto, quindi noi attendevamo con ansia questo documento perché è necessario per poter fare la cessione del credito. Se non sapete come funziona, almeno questo è come facciamo noi, non sappiamo se è questa la prassi per tutti. Comunque noi... Per la maggior parte probabilmente. Non so, perché comunque non è semplice. Noi ci vengono inviati tutti i documenti dai nostri tecnici che comunque noi supervisioniamo e controlliamo tutto che sia tutto corretto e poi questi documenti vengono caricati su una piattaforma che è di un'azienda che fa questo servizio per Unicredit e sì, perché noi facciamo la cessione con Unicredit, quindi questi documenti li carichiamo lì e quando questa azienda ci dà l'ok, noi facciamo la comunicazione all'agenzia delle entrate per la cessione del credito. Esatto, quindi sostanzialmente vengono richiesti una serie di documenti che sono tipo la bozza della comunicazione con il visto di conformità del commercialista, perché adesso il visto di conformità serve non solo per il 110 ma anche per il 50 e penso per tutti i bonus minori. Infatti vogliamo aprire anche una parentesi per tutti quelli che dicono che abbiamo fatto le truppe eccetera eccetera. In realtà è tutto molto molto controllato, cioè veramente tanto lavoro, ci sono delle spese tecniche altissime ma che vale la pena pagare giustamente perché tutto sia fatto a regola d'arte e non passibile di contestazione. E ecco, quindi cioè, di fatto il tecnico, noi abbiamo 4 tecnici, il geometra, il termotecnico che fa l'impianto termico appunto di efficienza energetica, il tecnico dell'impianto elettrico e del fotovoltaico e il commercialista. Tutte queste persone devono controllare di fatto che
che le fatture siano conformi, che i prezzi siano conformi al prezziario. Adesso ve lo spieghiamo in soldoni perché sennò ci sarebbe da parlarne per ore. Comunque che tutto sia conforme, tutto sia idoneo a norma di legge per poter usufruire di questi bonus. Sì, principalmente possiamo dire che comunque le truffe non sono state fatte con il super bonus 110, perché col super bonus questa prassi dei prezziari, delle asseverazioni, c'era già dall'inizio, da sempre è sempre stato così il super bonus 110, mentre gli altri bonus, che includeva anche il 90%, è la prima volta che iniziava a avere la cessione del credito e non serviva, non c'era nessun massimale e non c'era l'obbligo di nessuna asseverazione, di nessun controllo. Non c'erano i massimali, ma non c'erano gli stati dei prezziari. No, 90% non c'era nessun massimale. E quindi lì, quindi non venivano controllati i prezziari e potevano, le aziende che hanno truffato i privati, amplificavano e queste erano le truffe. Esatto, quindi questo. Però adesso è impossibile perché tutte le cose che c'erano sul super bonus ci sono anche su tutti gli altri bonus. Quindi è un doppio lavoro, però è corretto che sia così perché insomma è un'opportunità comunque che il nostro paese ci sta concedendo ed è ingiusto e controproducente per tutti, credo, approfittarsene. Chiaro. Chiusa parentesi. Comunque abbiamo ricevuto questi documenti, quindi abbiamo subito avvisato il nostro commercialista. Il commercialista per contro ci chiede sempre le fatture del cassetto fiscale. Perché non so se lo sapete, cioè io ad esempio non lo sapevo neanche tu, le fatture che vi fanno i professionisti non sono in realtà fatture attendibili a livello fiscale, giusto? Non so se mi sto spiegando bene. Sei un po' confusa. Cioè, nel senso, non sono quelle ufficiali, perché le fatture ufficiali che riportano il vostro codice fiscale le trovate nel vostro cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Quindi il commercialista vuole che noi scarichiamo dall'Agenzia delle Entrate tutte queste fatture ufficiali perché vuole avere la garanzia che la fattura sia stata emessa, che non siamo stati fregati praticamente. Esatto. Quindi abbiamo mandato i documenti. Esatto, e abbiamo mandato i documenti al commercialista e stavo per dire il nome. Beh, mi sarebbe contento. Comunque è bravissimo il nostro commercialista, mi piace. Se volete in privato. Sì. E niente, poi abbiamo aperto la pratica sulla piattaforma appunto che è quell'azienda a cui si appoggia Unicredit. Abbiamo aperto la pratica, abbiamo caricato tutti i documenti di cui eravamo in possesso, quindi adesso manca solo la bozza di comunicazione all'Agenzia delle Entrate che appunto deve darci il nostro commercialista. Speriamo domani di avercela, dopodomani. Commercialista, se mi stai ascoltando, fa che ce l'abbiamo domani. E basta. E quindi una volta caricata quella dobbiamo attendere la loro supervisione e il loro controllo. Questo abbiamo fatto. Dopo la nostra giornata non è finita qui, infatti oggi in pausa pranzo io lavoro in un posto comodo al supermercato, quindi sono andata a fare la spesa e ho preso i panini perché sapevo che ci avrebbe atteso una giornata molto lunga e quindi ho fatto i panini e verso le 7:30, dopo aver fatto tutte queste cose, siamo usciti di casa e siamo andati alla casa nuova. Abbiamo controllato perché teoricamente oggi dovrebbero andare avanti con l'impianto elettrico. Sì. E anche con l'impianto elettrico. Sarebbero dovuti andare avanti con l'impianto elettrico, quindi noi siamo andati. Ho detto un bagno sbagliato. Siamo andati ad accertarci che abbiano fatto il loro lavoro. Fossero. E siamo soddisfatti. Saremo soddisfatti dopo, quando è finito. Sì. Mi sono anche tagliata un dito comunque, facendo i panini. E basta. Domani dobbiamo fare un sacco di cose perché dobbiamo fare una cosa con le piastrelle che però non vi diciamo. Se volete ci vediamo nel video di domani. Esatto. Aspetta, per chiudere la nostra giornata abbiamo anche portato il penultimo invito del nostro matrimonio. Abbiamo finito quasi anche il giro dei parenti e ormai siamo a cavallo. E adesso andiamo. Se volete, allora, io sono un grafico, ho fatto la grafica delle nostre partecipazioni. Se vi può interessare, scrivetelo nei commenti e ve le facciamo vedere. Basta. Bene, andiamo a dormire. Siete arrivati fino a qua. Buonanotte. Vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.